Dal 4 dicembre la libreria della Corte Costituzionale si arricchisce di 3 nuovi podcast. Si dice spesso che le decisioni della Corte Costituzionale possono cambiare la vita delle persone. Il giudice Francesco Viganò racconta la sentenza su DJ Fabo e l'aiuto al suicidio, ripercorrendo i casi Englaro e Welby e quelli analoghi esaminati dalle corti supreme inglese e canadese. Il caso di Fabo era però diverso sia dai casi Welby ed Englaro sia dalle ipotesi disciplinate dalla legge 219. In sostanza, aveva chiesto di essere aiutato a suicidarsi. Quali sono, quanti sono questi nuovi diritti? Come emergono? È dedicato ai nuovi diritti, come il diritto all'oblio, all'immagine, all'identità sessuale, il podcast del presidente Mario Rosario Morelli, in uscita l'11 dicembre, alla vigilia della scadenza del suo mandato alla Corte Costituzionale. La strada dei nuovi diritti è quindi aperta e molti altri ne saranno probabilmente riconosciuti. Chi ha seguito nelle scorse settimane le elezioni americane si è potuto fare una buona idea della complessità delle regole elettorali. La legge elettorale è la protagonista del podcast della giudice Daria De Pretis, previsto per il 18 dicembre. Sulla scelta del sistema elettorale si sono da sempre misurati i partiti politici, già da prima della Costituzione. La libreria dei podcast della Corte Costituzionale, come sempre sul sito e sui canali social, e da gennaio un nuovo ciclo con tante novità.